Al congresso europeo dell'Associazione per lo studio del fegato si parla sempre di più di steatosi epatica, grasso epatico e steatoepatite non alcolica. Ci sono dei farmaci in studio per la NASH, per la forma più grave appunto di accumulo di grasso epatico, e noi abbiamo approfondito l'argomento soprattutto per quanto riguarda l'acido beticolico, su cui sono stati presentati nuovi dati, con il dottor Salvatore Petta, il segretario nazionale dell'AISF, Associazione Italiana Studio Fegato. Allora, partiamo dai dati dell'acido beticolico. Parliamo di fase 3, cosa ci raccontano questi dati? Ieri sono stati presentati per la prima volta i dati dello studio di fase 3 di un farmaco molto promettente per il trattamento della steatoepatite non alcolica, ovvero dell'acido beticolico. Sono stati presentati quindi i primi dati della fase 3, dati molto incoraggianti che documentano come l'acido beticolico ad un dosaggio più elevato, ovvero 25 mg al giorno, è in grado rispetto al placebo di determinare un significativo miglioramento del danno epatico, ovvero un miglioramento della fibrosi epatica delle cicatrici senza che vi sia al contempo un peggioramento dell'infiammazione. Dati molto interessanti. Ovviamente a usufruire di questo trattamento non sono tutti i pazienti, ma una quota parte di questi, quindi non si tratta di una terapia efficacissima nel 100% dei casi. Dovremo essere bravi nel tempo, quando il farmaco sarà disponibile, ad identificare quei sottogruppi di pazienti che meglio usufruiranno e beneficeranno del trattamento. Il problema di questa terapia comunque è che una quota non irrilevante di pazienti ha un effetto collaterale già noto e descritto secondario al farmaco, che è il prurito, che in taluni casi porta anche alla sospensione del trattamento, ma che fortunatamente sembra concentrarsi soprattutto nei primi 3 mesi di trattamento. Sicuramente comunque questo dato, da valutare ancora bene non appena i dati saranno disponibili sotto pubblicazione, in cui potremo sviscerare sostanzialmente nel completo i dati stessi, rappresenta un primo break true nell'ambito del trattamento della steatoepatite non alcolica. Sono i primi dati di uno studio di fase 3 che documenta un'efficacia su una popolazione particolare, ovvero una popolazione di soggetti con steatoepatite non alcolica ma anche con danno epatico rilevante, ovvero una fibrosi F2-F3, e quindi una malattia che può tendere all'evoluzione. Dati molto interessanti, farmaco sicuro con però problemi di effetti collaterali che dovremo imparare a gestire, e soprattutto ribadisco quello che dovremmo cercare di comprendere: sono le tipologie, le classi, i gruppi di pazienti che meglio risponderanno a questo tipo di terapia. Dove si sta spingendo ora la ricerca sulla NASH? Ma la ricerca sulla NASH sicuramente si deve spingere innanzitutto verso la ricerca e la scoperta di farmaci efficaci, ma molto importante anche quello che sta a monte, ovvero l'identificazione di strumenti non invasivi che possono permetterci di identificare semplicemente qual è il paziente con danno epatico, qual è il paziente con una prognosi peggiore, cioè che ha maggiori rischi di sviluppare complicanze della malattia di fegato, e non ultimo, ma sarà un altro argomento molto importante, quali saranno i predittori che ci diranno questo paziente risponde al trattamento, questo paziente non risponde. Nell'Università di Palermo, ad esempio, abbiamo appena condotto uno studio che un po' valuta la storia naturale dell'ampia coorte di soggetti con steatoepatite non alcolica che oramai seguiamo da diversi anni. Si tratta di una coorte di quasi 500 soggetti con diagnosi istologica, cioè ottenuta mediante biopsia epatica, di steatosi o steatoepatite non alcolica, oppure soggetti con una diagnosi clinica di cirrosi epatica compensata secondaria a steatosi epatica non alcolica, e che abbiamo seguito per un periodo mediano di circa 6 anni, quindi un follow up molto importante. Abbiamo documentato come 26 di questi pazienti hanno avuto uno scompenso della malattia di fegato, abbiamo quindi 13 hanno sviluppato epatocarcinoma e 12 sono andati incontro a morte per causa correlata alla malattia di fegato. Primo dato molto rilevante è che tutti gli eventi fegato correlati si sono sviluppati in soggetti con fibrosi epatica avanzata, quindi confermiamo come la severità della fibrosi epatica è il maggiore e più importante predittore di rischi a medio breve termine correlati alla malattia di fegato. Abbiamo identificato un altro dato molto molto importante, ovvero andando a valutare una variante genica comune che è ben noto essere associato a un maggior rischio di steatosi epatica e di sua severità, ovvero
ovvero una variante del gene PPMPL3, ovvero il gene della diponutrina, coloro che presentano la variante a rischio, dato molto importante finora non noto, hanno un rischio più elevato nel tempo di sviluppare epatocarcinoma, scompenso della malattia di fegato e di morire a causa della malattia di fegato. E tale rischio è stimabile intorno a 2-3 volte superiore rispetto a coloro che non hanno la variante. Quindi un dato molto importante che potrà, quindi, se validato e confermato nel tempo, essere considerato come un ulteriore marcatore di rischio di popolazioni a più elevato, appunto, il rischio di sviluppare complicanze della malattia di fegato.